ragazzi, io sono la Vero e bentornati a Venerdì con Vero Z. Come vedete abbiamo un altro ospite. Ciao. L'avete già visto sicuramente. Ci siamo ubriacati in un video dove ricreavamo i drink di Harry Potter. State qui? Indimenticabile. E comunque oggi siamo qua per testare chi ne sa di più sul cinema. Vediamo. Tu quanto ne pensi di sapere sul cinema? Beh, ne so abbastanza. Soprattutto ne so abbastanza perché mi costringi ogni volta a venire a vedere un film noioso con te. Non è vero, sono belli. Però sono anche noiosi. Stai lanciando una frecciatina a un film in particolare. Come si chiama in italiano? Chiamami col tuo nome. Dai, non puoi dire che è brutto. È molto bello. Bello, lungo. Bello lungo. Quindi oggi siamo qua per testarci a vicenda un po' su quante ne sappiamo sul cinema. Grazie a Focus. Perché la fonte principale di scienza in Italia è Focus. Giusto. Ok, allora oddio, il computer ha invaso lo schermo. Cominciamo subito con la prima domanda. Perché il premio Oscar si chiama così? Allora. Lo sai già senza leggere le risposte oppure no? No. Davvero no? No. Come no? Una delle cose più conosciute nel cinema? Allora, le opzioni sono. Perché ricorda gli allineamenti Oscar Wilde tra i padri dell'estetica teatrale di fine 800. Somigliava a un certo Oscar, parente di una delle prime persone che videro la statuetta. Perché Oscar ha il nome di chi lo istituì. Ah, secondo te? Io lo so. La più strana, secondo me, è che somigliava a un certo Oscar. Sì, è giusto. Sembra mio zio Oscar. E da lì Oscar. Pensa. Uno zio Oscar. Sì, okay. Giuro. Ah, quindi hanno fatto la statua. E poi mi sono stato detto, lo chiamiamo Oscar. E la risposta è corretta. Ok, prossima domanda. Nel film Indiana Jones e l'ultima crociata. Che è quello che non ho visto fino in fondo. Ne parlo in quest'altro video comunque. Steven Spielberg del 1989. Quale ingresso di un'antica città recita il ruolo della finta gola della luna crescente? Quello di Alessandria d'Egitto, quello di Palmira, Siria, quella di Petra in Giordania. Secondo me Petra, Giordania. Anche secondo me Giordania mi suona... Sono crociata. Non so, sì, esatto, e poi sembra più, non so, antica. Anche se Alessandria d'Egitto è la mia altra opzione. Palmira no, in che fanno l'olio a Palmira. L'olio di palmi. Petra, Giordania. Petra, diamo la Petra. Bella. Questa era abbastanza certa. Prossimo, allora. Gli studi romani di Cinecittà furono originariamente costruiti per promuovere il fascismo in occasione del film Ben-Hur in seguito a una scommessa. Ben-Hur è uno dei primi filmoni che hanno fatto. Fascismo c'entra qualcosa. Conoscendo il fascismo, sì, ma nel senso... i telefoni bianchi, tutta quella roba lì. Scommessa mi sembra strano. Di chi poi? Ricconi. Ben-Hur mi sembra un po' troppo in là. Promuovere il fascismo. Andiamo per il fascismo? Sì. Sì. Infatti la descrizione dice: messa in ombra dalla concorrenza americana e tedesca, l'industria cinematografica italiana degli anni 20 stava attraversando un momento di crisi. Intuita l'importanza dei film come strumento di propaganda, eccoci qua, Benito Mussolini incentivò la produzione di pellicole nostrane. Non riesco a leggere. Leggi tu, che almeno che tu sei più bravo. Benito Mussolini incentivò la produzione di pellicole nostrane promuovendo una serie di leggi in questo campo che culminarono nel 1937 con l'inaugurazione di nuovi stabilimenti cinematografici nella periferia orientale di Roma. Ecco, bravo, facciamo che le descrizioni leggi sopra tu. Va bene. Le domande sono più facili, riesco a leggerle io. Massimo di 5 parole. Esatto, di più mi confondo. Allora, esce il milanese, allora. Quale città ospita lo schermo cinematografico più grande del mondo? Dubai, Tokyo, sì. Conoscendo Dubai, niente. A parte che Dubai non si scrive così. Scrivo la I, vero? Sì. Viva Focus! Cioè, ok, che c'è Tokyo e Sydney, uno che non se ne accorge, ma Dubai. È vero. Sono abbastanza sicuro che non si scriva così. Pieno di Y nel Dubai. Comunque, secondo me, Io direi Dubai, se ci tirare a indovinare, perché non è che lo so esattamente. Proviamo Dubai e... Sydney. Pensa a Sydney. Lo sapevo. Non è vero. È qui che si trova il Darling Harbour IMAX Theater, che contiene uno schermo dir poco monumentale, quasi 30 metri d'altezza, quasi un palazzo di 8 piani, per 36 di larghezza. Per chi dovesse arrivare in ritardo, nessun problema, la sala ospita 540 persone. Che fine andresti a vedere in una sala del genere? Lo vado a vedere in IMAX a in questo teatro gigante, ma IMAX super figo. Ok. Cosa andresti a vedere? Qualsiasi film, anche del futuro. Io riguarderò sempre Jurassic Park. Tu cosa guarderesti?
non saprei. Senti qualcosa di... vabbè, mi verrebbe a dire Mad Max Fury Road. Ovviamente. Oh, guardalo tu, Mad Max Fury Road, lo schermo più grande del mondo, con la gente super presa, che anche lì... E se non è presa la gente? Ma abbiamo proprio apprezzato questo grandissimo capolavoro visivo e di storytelling. Dovevamo venire a Sydney per avere questa esperienza monumentale. Monumentale. Cin cin. Delizioso questo. Nutrizioso. In Cina. Che cosa si usa a sgranocchiare mentre si guarda un film? Forse lo so. Ravioli al vapore. Non è ravioli al vapore, è nuvole di gamberi, mele disidratate e biscotti all'uvetta. Cavolo piccante, popcorn dolci e un pezzetto di calamaro essiccati o popcorn marshmallow patatine. Che domanda. Già. Se fossero patatine non ci sarebbe questa domanda. Esatto, quindi non è quella. Secondo me è il secondo. Mi sembra di aver sentito questa cosa del calamaro essiccato. Ah sì? Ok, va bene, vai. Yeah! Bella! Uno dei miei deboli è guardare persone che assaggiano cibi e snack di altre culture. È uno dei video che più non so perché mi interessa, mi intriga. E quindi avevo sentito questa cosa appunto grazie a uno di questi video. Tu hai sentito parlare di questi video qua? No. Dobbiamo farne uno anche noi. Mangiamo schifezze americane. Dai, la prossima volta che ci vedrete insieme mangeremo schifezze americane. In quale paese si trova la più grande industria cinematografica? India, Stati Uniti o Cina? India. Sicuro, Bollywood. Cina è il mercato cinematografico, perché c'è tanta gente. India invece fanno molti film. Bollywood, dammi Bollywood. È Bollywood. Attualmente l'industria cinematografica che produce più titoli e attira il numero maggiore di spettatori è Bollywood. Eccola. Un incrocio tra Hollywood e Bombay, l'attuale Mumbai, poiché originariamente la maggior parte dei film veniva girata lì. 7 di 11, siamo oltre la metà, o siamo alla metà. Quale di queste località ha fatto da sfondo a Jurassic Park, per saperlo, King Kong e South Pacific? Le isole di Pasqua in Cile, le isole Galapagos in Ecuador o l'isola di Kauai in Hawaii? Di cosa? Di Kauai. Di Kauai. Kauai in Hawaii. Scusate la pronuncia. Kauai. Kauai. Anche se vorrei dire quello, secondo me le isole Galapagos. Dici? Sì. Allora, questa tutta la responsabilità ricade su di te. Che devo cliccarlo io. Esatto. No! Kauai! Conosciuta anche come The Garden Island, l'isola giardino, per la vegetazione lussureggiante e i panorami mozzafiato che presenta Huawei, è servita da ambientazioni per oltre 60 film e serie televisive. È stata scelta anche come ispirazione per le scenografie del film di animazione Lilo e Stitch. Beh, grazie al cavolo, non è ambientato lì letteralmente. È ispirato all'isola. No, è lì! Fino alla fine del 2014, qual era l'unico paese al mondo a vietare le sale cinematografiche? Arabia Saudita, Cuba o Iran? Vai, indovina! Secondo me Iran, perché non... Iran. No, Arabia Saudita, era una delle due. Qual è stato il personaggio storico maggiormente rappresentato al cinema? Giulio Cesare, Napoleone, Gesù Cristo. Dimmi un film su Giulio Cesare. Molto ovviamente Gesù Cristo, anche secondo me. Però non è il personaggio in generale più usato. Quello è un altro che a momento non mi ricordo. No, Napoleone. Ma che film è Napoleone? Pensa. Napoleone Bonaparte, beh, date, è stato interpretato in almeno 209 film. Pensa. Che non ho visto. Che personaggi di Gesù, secondo, 176, Hitler 87, Stalin 51, Cleopatra 45. Vedi? Il personaggio immaginario. Vedi? È questo che mi ricordavo. Sherlock! Rullo di tamburi. Sherlock! 232 film. Pensa, film. Non serie. Non serie film. TV. O miniserie che... televisive. Per quale film fu reclutato il più alto numero in assoluto di comparse? Gandhi, Ben-Hur, Il Signore degli Anelli, Le Due Torri. Ben-Hur. Insomma, Gandhi. Gandhi? Mm-hmm. Forse prima di Gandhi, Ben-Hur era il più numero di comparse. Di arrampicare sugli specchi. Io dico ancora Ben-Hur, anche se tu dici Gandhi. Secondo me Gandhi. Io vado per Gandhi. E c'è una scena nella piazza nella quale viene assassinato, che è quella con cui comparsi in assoluto. Pensa, 300.000 persone. Qual è il posto migliore da occupare al cinema?
Cos'è? È un... C'è una regola. Che domanda è questa? Sai quanti ne so? Pensavo fosse soggettivo. Anche secondo me è soggettivo. Allora, posti centrali nell'ultima fila. Posti centrali della fila in cui si trova a 2/3 della sala, ok? Posti centrali, fila centrale. Secondo me ha a che fare con... Oltre alla oltre alla cosa visiva, ma anche il suono. Beh, la risposta sembra... è chiaramente posti centrali, a prescindere. Sì, però mi sembra molto tecnica. Che si trova a 2/3 della sala. Ok, per me i posti migliori sono tipo terza o quarta fila davantissimo, perché così anche se così non pago per l'IMAX mi faccio l'IMAX comunque e ti spacchi il collo. Sì, direi anche io, perché è troppo specifica. Però di nuovo, l'ultima fila è bello perché se per caso tu non hai nessuno dietro che ti dai calci e poi di nuovo l'audio non ti distrugge, magari rimbalza meglio dalle casse che sono appese ai lati. Davanti la tua opzione non c'è. Non c'è. Ok, quindi facciamo questo, d'accordo? Certo. Ok. Era troppo specifica. Un posto in assoluto migliore per assistere alla proiezione di un film in una sala cinematografica non esiste. Prima di tutto perché sulla scelta intervengono fattori soggettivi. Esatto. Legati al gusto, alla vista o all'udito. Gli audiofili, per esempio, preferiscono le prime file perché amano essere inondati da una pressione sonora più forte e diretta. Cioè, insomma, se vuoi il suono che fa... Sì, ma le casse sono dietro. No, sono di fianco. Ovunque. Sì, però sono soprattutto avanti. Ma soprattutto perché grazie alla straordinaria evoluzione della tecnologia, caratteristiche dello schermo, trattamento acustico, comfort ambientale, poltrone disposte. Ok. Ma soprattutto perché grazie alla straordinaria evoluzione della tecnologia, le sale cinematografiche sono oggi progettate in modo da garantire una fruibilità uniforme del film. Esatto. Praticamente da ogni posto e ogni angolo. Che è giusto. Che bella così. Parola. Fruibilità. Fruibilità. Pensavo fosse per i biscotti, non per il cinema. Quello mi sa che è friabile. Ah, ecco cos'era. La friabilità del cinema. Com'è fruibile questo biscotto? 7 su 11. Cinefilo esperto. Ah, però siamo cinefili esperti secondo Focus di nuovo. All'inizio del video l'avevo detto che ero un cinefilo esperto. Il grande schermo e i suoi personaggi per te non hanno più segreti. O quasi. Per raggiungere la perfezione però dovresti ripetere il test. Grazie, sappiamo già le risposte. Non è che me li dimentico io, eh. Esatto. E queste erano le domande su quante ne sappiamo sul cinema. E non siamo andati male. Ti senti più colto? Sì. Avremmo anche risposto su 7 domande su 10. Ma almeno sappiamo che Dubai si scrive con la I. Non con la I. Greca. E voi invece quante ne sapevate di questo quiz? Oppure cosa non sapevate che avete imparato? Lasciatele pure un commento qua sotto. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, condividetelo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale cliccando l'icona senza dimenticarvi della campanella. Sai cosa serve la campanella? No. È praticamente quel bottoncino a forma di campanella, ovviamente, che trovi di fianco al tasto di iscrizione. E se tu lo schiacci, che succede? Ti arriva una notifica diretta su ogni volta che pubblico il video. C'è un video dell'avvero! È praticamente lo strillone virtuale. C'è rimasto tizio con la campanella. Udite, udite! C'è un video dell'avvero! Qua sotto potete trovare i miei social e per oggi è tutto. Un bacione e alla prossima!